Love, stamani è cominciata bene la giornata con 7-8 bestemmie perché si è rotta la fenda. Perché, non so se sentite, sentite? Questo è il vento che tira e quindi la fenda, quella di ferro, era calata giù. La mamma ha chiuso solo la persiana senza la tenda. E io te la porto là la colazione. Ho fatto la colazione a Leda. E questi vlogmas cominciano veramente a starmi simpatici perché, boh, vi parlo della giornata in generale. Niente di, capito? Dimmi Leda! Dimmi! Sì, ciao! Ce l'hai di là, tieni! C'è Balda che gioca con Gina. Inizialmente Gina non ce l'ha, cioè non voleva giocare per niente. Invece ora sta cercando di giocarci. La mia mamma mi stava per buttare via un libro e l'ha ucciso. Perché per l'appunto lo trovai buttato via questo. Insieme a quello di Twilight. Ed è la faida di Camorra. Simone Di Meo punta sui fatti, non sulle leggende, la Repubblica. Chi c'è? La mia bambina! È la bambina più bella di tutti. Ora dopo rifarò anche il letto, non c'ho voglia. E niente, ho messo l'altro vlogmas di ieri. Ora io mi fa un altro caffè. Allora, sono diventata molto più brava con i caffè, ne prendo molti meno. Anche se sono sempre comunque tanti, perché io la mattina, specialmente la mattina quando sono sola a casa, prendo caffè su caffè. E questa cosa, c'è cioè, un troiaio in questa casa, cioè, madonnina. E questa cosa non va troppo bene, però. Mi sono portata sull'altro, la balda che fa i suoi bisogni. Allora, non so se vedete, lei mette sempre la zampina. Aspettate. Non so se la vedete, mette la zampina sulla sponda della cosa. È simpatica. Va bene, dai, do una sistemata veloce mentre aspetto il caffè. Vi rispondo a un po' di commenti perché sono rimasta tanto indietro, però bimbe. Allora, volevo dirvi questo: se non vi rispondo a tutte, a me piace rispondervi, però rispondere a tutti i commenti diventa veramente impegnativa la cosa. Cioè, te passi la maggior parte del tempo della tua giornata a rispondere ai commenti. Perché, cioè, anche se ti dico grazie, Rob, grazie, però devo leggere il commento se ti rispondo, cioè. Avete capito perché magari qualche commento è un po' stretto? E niente, quindi ora mi metto un po' a rispondere, poi dopo mi trucco, perché alle 12, alle 1, 1 e mezzo, 2, ci becchiamo con la ex di Aline, perché mi vuole conoscere, perché lei guardava i miei video, e poi comunque io non ho problemi, cioè nel senso, allora, io sono fatta così. Vuoi un'altra donna? Prendila, cioè nel senso, se io non sono una di quelle. Ragazze, un uomo se vuole andare con un'altra donna e ci va, è inutile che tu lo tenga, lo cosi, no? E quindi io sto tranquilla, se vuole stare con me, io so io, e se vuole un'altra, vada con un'altra. Cioè, non vorrei, non so se mi spiego, non è che è così palese e papale la cosa, però non so se mi sto spiegando, no? È inutile dire, poi cioè, voglio dire, ora lui sta con me, si fa 2 anni fra poco, quindi sabato c'è il suo, andiamo a festeggiare il suo compleanno. E niente, dai, do una sistemata veloce e poi fa il caffè e torno. La svolta stamattina, pacco! Io ero abituata a ricevere un pacco al giorno, gente, ora è una tragedia. Allora, questo deve essere il pacco di Zaful. No, non è Zaful, è un altro nome. Non mi viene. Comunque ci devo fare un try on haul. Io non sapevo neanche che cacchio era il try on haul. Ai miei tempi non c'era il try on haul. Anche se io alla mia insaputa facevo comunque il try on haul, cioè te le devi mettere facendoli vedere indossati. Ed ho preso pure un intimo, quindi mi devo far vedere mutande e reggiseno. Aline sarà una tragedia. Allora, ora io me lo guardo perché non vi posso far vedere che tiro fuori, perché sono vestiti. E poi, ma non mi sembra strano che ci sia tutto, manca un sacco di roba allora. E poi insomma, tanto vi faccio il video oggi. Io non li capisco, cioè di tutta la roba mi doveva arrivare è uno solo. Vabbè, ve lo faccio vedere così. Questo c'era dentro. C'ha da arrivarmi un bomber, c'ha da arrivarmi 2 felpe. Boh. Cioè, che cosa gli conviene secondo voi fare 2 pacchi così? Boh, non lo so. Ora c'è un programma di questi americani che fanno tutti questi addobbi. Cioè, io le adoro. Io li adori. Io li adoro. Dio benedica l'America, perché io adoro l'America. Il nostro è così adesso, vedete, lo dobbiamo ancora sistemare, perché ieri mi è presa una tristezza infinita quando l'ho aperto, ho pianto tanto. Io bimbe, guardate, comincio a essere preoccupata. A me non mi era mai capitato di essere così veramente presa male. Cioè,
uno dice no, devi vedere le cose belle, ti devi ricordare le cose belle. Io cerco e mi ricordo le cose belle, che c'entra, però faccio davvero fatica perché abbiamo fatto tanti di quegli errori e veramente, cioè, mi prende la tristezza nel cuore. Noi non ci mancava niente, quando si stava a Caldana ci stava il nostro bambino, ci stavano due macchine, ci stava bene o male due lavori, perché non ci mancava una casa molto bella, perché ci potevo avere una stanza in più, quella casa se la sistemavo era perfetta, va bene, i padroni di casa erano delle merde, ma chi se ne frega, ma chi ti calcola, cioè, no? Però figliole, cioè veramente, guarda, è così, si è rovinato tutto e io ogni anno faccio, cioè io in questa cosa devo imparare a conviverci. Per questo voglio andare via, anche per... allora, c'è chi ce la può fare tranquillamente da solo, c'è chi... Io questa volta ho bisogno anche di fare i conti con me stessa. Io non credo negli psicologi, partiamo da questo presupposto. Però faccio questa volta davvero fatica a ragionarmela da me. Cioè, nel senso, vorrei che qualcuno mi dicesse perché ho fatto questo, perché... Cioè, quando vi sentite gente che diceva quello che aveva problemi, quello... allora ragazzi, io non ho mai avuto problemi fondamentalmente. I miei hanno litigato una vita, va bene, ma mi hanno voluto sempre bene, non mi hanno mai fatto mancare niente. Io sono sempre stata una persona fuori dalle regole, che voleva sempre fare il più di quello che avrebbe dovuto. Quindi vorrei capire perché questa cosa, perché io ho avuto questi bisogni. Cioè, avete capito che voglio dire? Siccome... ribadisco, non è semplice, porca troia, però... Pronto? Oh, non t'avevo riconosciuto! Non avete idea di cosa c'è, questo presepe è enorme, a dimensione uomo, che ci passano nel mezzo con un trenino, c'è pure l'asino vero! Io li adoro, gli americani sono fuori di testa completamente. L'americano penso sia, sì, le persone più fuori di testa che esistono. E non sono una, loro non hanno una razza, nel senso l'americano, il vero americano erano indiani, l'hanno ammazzati tutti. Questi stronzi, vabbè, comunque, ci sarebbe tante cose da dire politicamente, quindi. Dai, rispondo a un po' di commenti, perché poi sono già le 11, mi devo cominciare già a preparare. Cioè, come faccio a non offendermi? Avevo messo il Vlogmas e una ragazza mi fa, Kami, ma non ti hanno dato un codice sconto per la Lab? Che figura di merda, sì che me l'hanno dato e non ce l'ho nemmeno scritto. Cioè, sono la peggio, è normale la gente che fa collaborazioni con me perché sono la persona più non seria che esista praticamente. Oh my god. Correggo subito. Allora, sono le 11:30, sono stata finora a rispondere, quindi adesso devo andare a truccarmi. Naturalmente è l'11 non è arrivato i miei soldini, però non essendo uno stipendio ma essendo una disoccupazione non è che puoi pretendere che ti arrivino quando... Allora bimbe, ora ve lo volevo dire, voglio provare a mettere qualche pubblicità in più nei video. Innanzitutto vi toglierò le pubblicità, quelle che fanno scattare la pubblicità, quella non mi piace perché stoppano il video. Metterò soltanto quelle semplici in fondo, perché si può scegliere la pubblicità. È una curiosità per vedere veramente quanto cambia monetizzando questa situazione delle pubblicità o meno, perché tutte mettono ste stragrandi quantità di pubblicità, perché io veramente, c'è una ragazza che amo, era una mia amica, però ragazzi, sta mettendo una quantità tale di pubblicità in un video che soltanto vederne tante in quel modo a me mi fa venire nervoso e mi verrebbe da dirgli, ma c'è, ma io cioè devo guardare il tuo video. Io sono d'accordo monetizzare con YouTube, ragazzi, lo sapete, però cioè dai, il troppo stroppia in tutte le cose, cioè non, la gente si, lei poi secondo me se ne sta accorgendo che la gente la sta un po', si è un po' scocciata, no? A me dispiace perché non glielo, cioè non voglio essere, però spero che si renda conto che veramente secondo me sta facendo un grosso errore, perché la gente alla fine si romperà le palle. Quindi adesso io ve lo dico
Adesso, io ve lo dico perché sono sempre stata così, lo sapete, e mi fa piacere proprio dirvelo. Cercherò di mettere più pubblicità perché voglio veramente vedere la differenza monetizzando. Questo mese sono felice di quello che ho preso con YouTube. A dicembre, mi ricordo, non hanno mai pagato un cavolo con YouTube. Questo me lo ricordo, anche gli anni indietro, dicembre, non so se è una questione perché c'è le feste, però fatto sta che dicembre ha sempre guadagnato poco, si guadagna poco con YouTube a dicembre. E quindi vorrei davvero vedere la differenza, tanto ora poi comunque io me ne vado, quindi... E vi faccio comunque un video. Dai, adesso mi vado a dare una sistemata, leggo l'ultimo messaggio su Gmail che mi avete mandato, e vi rispondo, e... E poi vi faccio sapere, ok? Cioè, che cosa vi faccio sapere, però vabbè. Allora, vi volevo fare questo video mentre mi trucco con i prodotti nuovi, ma c'ho da fare pure da lavare pure cocci. Spero di farcela. Non glieli voglio lasciare da lavare al mio babbo, capito? E, perché la sera io non c'ho mai voglia di lavare cocci, me le lavo la mattina, come facevo a casa mia. E quindi niente, non vi posso parlare troppo perché c'è la musica sotto e non voglio che mi levino l'ambradame. Allora, niente, mi lavo due cocci e guardo se riesco a farvi sto benedetto video, perché a quest'ora sarebbe perfetto per le luci, perché altrimenti bimbe io faccio veramente fatica, ho delle luci di merda. Ho visto qual è la luce da comprare e siccome la devo prendere su internet, quelle grosse, tonde, perché voi non avete capito che io quando torno spacco il culo a tutti, YouTube diventerà il mio lavoro, quindi pensate lì quante gliele darò secche, avrò bisogno dei vostri consigli, e quindi vabbè. Quindi vediamo se riesco a comprarla adesso o la lampada, ma tanto anche il tempo la posso comprare, tanto comunque se ci stanno i miei a casa, anche se dovesse essere, capito, la ritirano loro. Dai, comincio perché altrimenti mi perdo solo in ciabattate, perché sto vlog sta avvenendo tutto stamattina. E vabbè, dai. Ho provato la nuova colla, quella cinese che avevo preso, e devo dire che per adesso mi sembra incolli meglio della Duo, ma secondo me io della Duo ho preso un pacco, nel senso ho preso quella che non va. Dai, ci vediamo tra poco perché altrimenti, come al solito, faccio tardissimo. Allora, trucco finito, ma stamattina mi voglio dare il Holiday, cioè questo. In più sotto ci ho messo la matita che si è spuntata 50 volte. Spero di... Allora, la matita è la 11 della Kiko, da occhi, perché era quella che somigliava un po' di più a questo. Perché se non mi sbaglio, avendoci il combo loro... Non so perché, sono andata poi a scegliere un altro colore. E non il combo. Non chiedetemi perché. Una felpa, la mia. Sì. Non ho capito perché non hanno mandato tutto insieme comunque, però. La mia non le manda. Ma le mandano sì, Aline, lo fanno, eh. Oi, oi. Lui è così, eh. Allora, il rossetto è questo. Quello 07, quello che vi dissi non durava. Perché un sacco di ragazze mi avevano detto... che a loro durava, quindi Madonna, non me le so da, sono proprio invalida. Comunque a loro mi avevano detto durava, quindi io adesso voglio proprio vedere con l'11 della Rico. Dai, allora questo è il trucco, io adesso vado via e vi continuerò a fare questo vlogmas, che è venuto praticamente 15 minuti di vlogmas, che stamattina ero a casa a cazzeggiare a dirvi niente, ok? C'è un vento che mi porta via di sentimento, cioè a me mi potrebbe sbarbare quasi da terra. Sono stata circa 40 minuti a scrivere la foto di Instagram e quindi tutti gli hashtag e tutto ciò che avevo sul viso. Quindi se qualcuno di voi ha un cazzo di aiuto da darmi per evitare tutte le volte di stare 40 minuti a scriverlo, fatemi sapere, perché per me potrebbe essere essenziale la vita.
Allora, niente, quindi trucco pure stamani. A pubblicità. Quindi, se qualcuno di voi ha un consiglio, sì, lo stavo dicendo. Per non stare 3 ore a scrivere gli hashtag e tutto, ci deve essere un qualcosa, un modo, perché altrimenti uno diventa scemo tutte le volte. Il vocale. Non so che. Insomma, fatemi sapere. E poi vi volevo dire. E poi fai copia e incolla. Copia e incolla? Però vabbè, insomma. Vediamo adesso lo studio e mi sono messa questo perché un sacco di gente mi ha detto che vi dura, a me non mi era durata una sega e quindi ho detto riproviamo. Sotto c'ho la matita adesso e quindi avendoci messo una matita, com'è sto freddo, amo? Una merda, ti fa male la pancia? Nemmeno tanto, ho detto. Ma la madonna, ci ha sbarbato la tenda, cioè ci ha rotto una tenda di ferro. Vabbè, ma neanche tira vento. Va bene, comunque dai, niente, il nostro giro quotidiano l'abbiamo fatto e ora andiamo a prendere Filippo, che c'è un suo amico. Che c'ha? Penso c'è Torrita. È un ragazzo, si chiama Francesco, io lo chiamo Torrita, ma insomma. Ah, è a pranzo? Sì, penso di sì, non lo so, a quanto ho capito. E niente, mi sono ritrovata a sto golf, l'ho ripreso perché è il golf più caldo che esista sulla faccia della terra. È enorme, caldissimo e lo adoro. Ma infatti ora che è sto freddo bisogna cominciare a cavare golf, non puoi stare senza golf. E mi amo, e invece ho ritrovato un giacchetto a casa sua che è una figata, perché sto disgraziato andava continuamente a giro con il giacchetto di pelle. Le lenti, tanto me lo chiederete tutte, sono della Unixo, queste non so, le Pinky Paradise. E niente. Bello, guarda. Tipo, vedete però, c'è ancora. Tipo la regina di cuori in... avete regina capito? Di cuori. Mi mandi di fuori. Allora, tutte di te, siamo tanto bellini. Ah, ragazzi, ma noi ci amiamo a follia, cioè... Tutte dicono che siamo tanto bellini, ma noi ci amiamo alla follia, è per quello che siamo bellini. L'amore è la cosa più bella che c'è. E poi io volevo chiedere un'altra cosa, però non mi ricordo cos'è. Ah, oggi ci facciamo i capelli, ce li rapiamo, facciamo una rapina. Ah, questo è... Io me voglio fare anche il l'illuminante della Sleek, cioè sembra veramente che ci abbia una lampadina sulle guance. Che ti vuoi fare te? Ah già, Lucio da rifarlo biondo. Platino. Sembra che c'ho una lampadina sulle guance, lo vedi o no? Cioè spacca di brutto, cioè illuminante come se non ci fosse in domani, eh. Cioè guardate quanto si vede, insomma avete capito? Allora l'altro giorno a Asciano, allora a parte la tipa ha detto è da Asciano, quando vieni ci becchiamo, questa qui non lo so, una mi guarda, l'altro giorno si è beccato un mio amico e la pallina è qui Cami, porca maiala Eva, che vabbè ormai ci siete abituati e non guarderò mai la pallina, che tipo lui raccatta i tartufi, no? Cioè il ricciolone da tartufi, oh quel giorno aveva fatto 550 euro di tartufi. Ah ragazzi, 2 etti di tartufi, 550 euro. È quasi... No, non è ammontabile agli etti di... Però, caspita, è una cosa... Comunque secondo me è forte. Sì, invece sì. È quasi. Va bene, vi saluto perché tanto sto dicendo soltanto una marea di cazzate e... Vedreste, un vlog come sempre, lo so, però qualche volta almeno ho qualcosa di make up da parlarvi, da dirvi, no, da parlarvi. E ora mentre registro batto la bocca, e quindi niente, sì, amore, grazie. Va bene, dai, ci vediamo più tardi e vediamo, cioè, perché se tanto andiamo in letargo e ci svegliamo alle 6. Ah già, oggi pomeriggio c'è da fare l'albero, così vi faccio vedere poi l'albero quando è finito. Visto che penso siamo gli unici al mondo e ancora non abbiamo fatto l'albero. E niente, dai, ci becchiamo dopo perché riprendermi mentre
il mio babbo guida è una cosa che non è possibile, perché il babbo dalle bestemmie e il vecchio alla guida della Panda. E vabbè, dai, io vi mando un bacione. Noi vi mandiamo un bacione. Ciao a tutti. Allora, riattacco sto pezzo perché ci si era scaricato il telefono, quindi niente, dai, siamo arrivati a casa. Ha retto abbastanza, perché ora poi, vabbè, ho mangiato le patatine e non ci sono più stata granché attenta, ma ha retto abbastanza. Vai. Comunque, oggi pomeriggio Filippo c'ha un suo amico a studiare. Io volevo fare un video, però, boh, vediamo un attimo, perché ora mi devo anche organizzare con queste luci. L'albero. Poi, vabbè, c'è da fare l'albero e tutto. Va bene, quindi, bye bye, a dopo. Qui sono già tutti in letargo, a partire da Alin che è già in letargo, la mia mamma, questa è lei, che è rossa, non so se la sentite. E quindi mo vado in letargo anche un paio d'ore, e qua c'è un vento da pazzi. Ve lo vorrei far vedere, anzi ve lo faccio vedere, anche se ho il telefono scarichissimo, sperando che la batteria regga. Vediamo se riesco, che naturalmente ve l'ho detto, stamani ha stroncato la tenda. Cioè, lo vedete? Avete idea? La mia mamma ha voluto tendere i panni. Vabbè. E stamattina ho preso, sono passata alla Gardenia e ho preso l'illuminante della Debbie, che ha fatto la collezione degli unicorni. Cioè, allora c'era il blush, l'illuminante, i stick. Però lo sapete, io non amo l'illuminante stick, però non potevo lasciarlo lì. Ed è bello, è di quelli cangianti a doppio colore, tipo blu astro, no? E il blush lo stesso era fantastico, perché era rosato con le cangianze blu. Però lì per lì la prima cosa che mi è venuto in mente di prendere è stato l'illuminante, anche perché avevo pochi soldi. C'era un bel colore sul viola, ma c'aveva glitter. E poi c'era un gloss di merda, che io non porto i gloss, quindi era inutile. Vi avrei fatto vedere, voluto la la la. Allora, ah, c'ho una mano che mi fa male, non mi sto a struccare, perché tanto comunque Filippo è di là col suo, cioè passa un po' di là sotto la finestra, noi l'abbiamo sotto la porta, è così, andrebbe messo anche qui. E c'è Filippo con il suo amico in camera, quindi oggi non credo riuscirò a girare. Comunque vediamo che riesco a fare. Dimmi, baby, dove andiamo? Ah, sì, vengo qui, ok. Ciao love, noi ci siamo svegliati tutti ora a casa mia, abbiamo dormito un paio d'ore e ora si piglia tutti il tè, però di là c'è Filippo e il suo amico. Filippo si vergogna come un ladro e il suo amico immagino più di lui, quindi se non li riprendo è perché si vergognano. Ora comunque glielo chiedo, vi faccio sentire pure il cesso. Mi vuole sistemare una sopracciglia, perché fa veramente schifo, è tutta rigirata. Se non mi cucino, guardate tutti i miei trucchi. Devo dire che comunque per essere un mese mi sono andata a fare. No, un mese no, però più o meno. Allora, l'altra sera, come vi ho fatto vedere nel vlogmas precedente, la sorella Daline usa quello per le sopracciglia della Essence. Quello lì da per piegarle, no? Comunque per quello per insomma il gel trasparente ce l'ho fatta. E devo dire che non gli davo una cippa lippa, non gli davo importanza perché dicevo bla bla bla, e invece devo dire che secondo me è molto molto buono. Anche l'altra sera ero da Lin, innanzitutto ti stampa proprio la matita, cioè un po' te la fissa. E quindi devo dire, allora io mi sono già munita di diverse matite da portare via, perché naturalmente non è che mi voglio poi mettere a comprare le matite e niente. Comunque non vi preoccupate, non starò via tantissimo. Vi voglio far vedere il prodottino che vi dicevo della linea che ho preso oggi. C'ho la cosa della cuffia perché quando ascolto musica o ascolto voi devo mettere, mi devo levare la cosa, mi metto le cuffie per rompere il cazzo a tutti in casa praticamente. Vediamo se riesco, senza rompere niente magari, che ne dite? Ora però a questo punto l'audio si sentirà?
Si sentiva anche con le cuffiette, anche se sentite un po' di confusione. Allora, ve lo faccio vedere se naturalmente lo trovo, perché mi sembrava di averlo messo qui, ma non c'è già più. Un pezzo di vlog. Ormai è qui la vedete. Là? Oh, amore, non lo so davvero. L'avrà presa Pippo. Allora, questo lo uso come... È della Bella Oggi ed è un ombretto in creams, bianco. Della Bella Oggi. Oggi. E io lo uso come... Oggi. E io lo uso come orgia. E io lo uso come illuminante. Ecco qua, vedete? Però non ritrovo quello che ho preso oggi. Quando ce l'hanno? Arrivo. E poi te lo porto? No, 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 no. Sicura? Sì, 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 ho già fatto qua. Questa? Chi la tiene così in giro? Alza. Ecco. No, era dietro al telefono, non la tengo in giro. Allora, non lo trovo, senza bestemmiare. Questo, il colore è caruccio. Molto, molto bellino quel viola che vi feci vedere, ma non dura una sega. Ma dove cacchio l'ho messo? Pure l'ho messo qui, eh. A parte che questa borsettina non... Allora, fermi tutti. Perché se tipo è sparito potrei smattare intanto, perché dovrei, ora comprerò dei cassettini dove mettere tutti i miei lip, tutte le mie cose, perché così è ingestibile la situazione. Però non ho proprio spazio. Com'era la 901, vero? Sì, non è proprio possibile. Bene, allora, l'ho preso oggi e non c'è più. Questo mi fa molto piacere. Ucciderò il mio cugino io. Ah, che cretina. Allora vi faccio vedere quanto so brava e figa. Ho preso, siccome l'avevo già preso d'estate, o comunque quando stavo di là, mettevo la roba nuova in questi cosini di plastica. Allora, l'ho messo qui. Praticamente è quello dei cioccolatini e c'è dentro tutti i prodottini nuovi che devo testare. Siccome le metto qui perché è arrivata la mamma, si è mossa. Le metto qui perché almeno so dove sono e so che lì sono tutti da testare. Solo io tutti i miei lippini e tutte le mie osine, cioè. E fa male, bimbe, perché c'ho, cioè, mi ci vuole i miei cassettini, tutte le mie cose, così è ingestibile la cosa, cioè. Purtroppo è veramente ingestibile, a me dispiace. Allora, intanto cavo pure questi della Jeffrey, anche naturalmente se sono dupe fake, scusate, le metto lì dentro perché almeno mi ricordo che li devo testare. Oh Madonna santa e benedetta. Vabbè, questo allora. Il prodottino è lui. Ora vi mostro, dai. Allora, questi però li devo togliere comunque dalla scatola, perché nella scatola, quelli della Kiko mi danno fastidio nella scatolina. Anche se ho paura che mi perdano. Però arrivo, sto girando, dimmi. Sì, sì, vengo subito, guarda. E questo lo levo. Questo e basta, dai, quest'altra roba più o meno. Allora, questo si butta via, eccolo qui. Allora, questo è fatto tipo così, cioè c'è l'unicornino, e vi faccio vedere le swatches. Ok, non lo vedrete tipo mai perché è rosa, eccolo qua. No, non lo vedete, dai. Comunque è veramente impercettibile. È un bel troiaio. Ve lo dico io che è un bel troiaio, ve l'ho visto. Era quasi meglio se prendevo il blush, che era comunque rosa e blu, di modo che sarebbe stato più... rosa e blu sarebbe stato più veritiera, non veritiera, ma si sarebbe visto meglio. Vabbè, dai, ora mollo perché il mio cugino ce l'ha da venire a studiare.
Vorrei vedere quanto studiano, eh. E questo lo stesso lo metto qua. Vai. Quindi niente, dai, il resto lo lasciamo qui. E mo andiamo a prenderci il teino. Ora mentre vado là, guardo se avesse qualcuno di desse troppo fastidio a essere ripresi. Perché sono comodi, perché visto che c'ho anche l'astuccino, no? Ma l'astuccino è scomodo perché la roba ti sparisce dentro, non vedi una seta. Mentre questo è comodissimo perché vedete, c'hai tutto qui dentro intanto, no? E poi hai tutto in vista, vedi le cose, non è che ti spariscono dentro il ciotolino. E quindi forza, forza, forza e coraggio. Andiamo. Allora io sto riprendendo, vi vergognate? No, cioè, ecco, allora ve li faccio vedere. Questo è l'amico di Filippo. Ecco le palle, ora il mio vicino scappa! E lui scappa, c'è niente da fare. Scappa. Si ringuatta. Si ringuatta, verissimo, verissimo. E poi il Pippo è come... Vabbè, dai. Comunque no, c'avevo da fargli vedere che si pigliava il tè. Visto? Una cosa molto interessante. A loro piace vederlo. Si arriva. Bravo detto, vedi lui carino, vedi, non ha problema. Francesco, Francesco è in gamba. E mio vicino non ci mette le mani. Dai, e niente, vabbè, mo stiamo pigliando il tè, c'è pure la Leda. Leda, te l'hanno dato il tè? No. Perché no? Perché ok, gliel'hanno fatto allora. Va bene, però. Non lo dà nemmeno a lui. Questa è la mamma. Ciao. Sono molto molto stanca. E va bene, dai, noi ora ci mettiamo a pigliare il tè. Stavamo guardando la nuova serie Shannara, l'abbiamo scoperta adesso perché The Walking Dead oramai siamo arrivati in fondo. Ora si fa cena, questa luce gialla è meravigliosa, sembriamo tutti epatitici. E poi mi sono messa lo smalto, quello famoso della Essence, che è un verde poi, non sarebbe grigio. Matte, belloccio, mi piace. Niente, oggi non abbiamo fatto niente, sono stata a rispondere un mese, così, cosa? Se guarda la televisione, niente di che. Mi state facendo un sacco di regali. Ora una ragazza mi ha detto che ha preso il calendario dell'avvento della NYX, lo volevo prendere anch'io, ma io l'unica cosa che farò è che appena ho due lindini mi faccio un ordine della NYX, perché non ho niente praticamente della NYX. Siccome è buona, costa poco. Ora c'è il banco dei pugni e ha detto che mi manderà tutti i colori che lei non si mette, il viola, il nude, marroni scuri, mortaccini. E gli ho detto guarda, e lei mi ha detto ti mando tutto. E ho detto guarda, mandami solo i matte perché altrimenti quell'altro è inutile. Cioè, non ho neanche grandi amiche. Sì, c'è la vigna, c'è quella, c'è quell'altra per regalarli, però. E niente, stavo guardando l'analyse di YouTube che sta scendendo parecchio. Questo mese ho preso abbastanza bene, però adesso sta calando a dirotto. Non so come funzioni, io non me ne intendo, però bisognerebbe ci stessi un po' dietro, magari capirei un po' di cose. E niente, io vi mando un bacione, però mi ricordo che comunque a dicembre YouTube ha sempre pagato poco, perché ci sono dei mesi in cui pagate più e dei mesi in cui pagate meno. E non si capisce il perché, quindi. C'è una media durata della visione pochissimo, la gente guarda poco o niente. Boh, non so. E niente, va bene, io vi mando un bacione. Ciao love!